Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di Paleo Tube. E oggi siamo qui su Evil Nun per prendere il terzo pezzo della maschera. Infatti sono già qui davanti al calice, pronto per metterlo in quell'altare. Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare lasciate qui sotto un bellissimo like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che qui sopra fra le schede troverete la playlist in cui caricherò tutti i capitoli di Evil Nun. E anche un'altra playlist dove metto altri giochi horror che faccio. E se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti hashtag Perino Salutami. E adesso direi di iniziare subito qua. Prendiamo questo bellissimo calice. Ma chissà cosa c'è dentro? Io vedo sta cosa rossa lì dentro, chissà che sapore ha. Certe volte la vedo e ci penso. Ma berla non farebbe male. Allora, andiamo a portare sto calice nella stanza misteriosa qui dietro. Apriamo. Allora, apri qua, pulsante ok. Chiudi la porta e mettiamo l'asse di legno. E adesso andiamo a vedere quale capitolo ci riserva a questo episodio. Dai, che sono curioso, sono curioso. Mi piace veramente un sacco questa nuova serie di Evil Nun, come l'hanno fatta. Allora, mettiamo qui il calice. Allora, non me lo fa mettere, allora. Ok, mettiamo. E adesso vediamo cosa dobbiamo fare. Intanto si illumina pure un altro quadro. Ok, perfetto, perfetto. Dai, gira, gira, gira. Vediamo cos'è. Lo scheletro, il rituale. Ragazzi, qua praticamente dobbiamo completare lo scheletro, il classico scheletro, quello che c'è stato. Però qui c'è una chiave, che serve questa chiave nera? Ah, la chiave nera. Adesso, ragazzi, possiamo aprire subito quella porta, quella che sta dove c'è l'infermeria, che non so cosa è diventata adesso. Allora, chiudiamo qui la porta. No, vabbè, possiamo pure lasciare aperta. Allora, saliamo subito nel piano superiore, apriamo la porta nera, quella che finora non abbiamo potuto aprire, perché ci mancava il capitolo. Andiamo di qua. Ah, comunque nel frattempo ho già messo il cavo piccolo, così per non andare di nuovo in cerca di cavi, che sinceramente lo trovo un po' inutile qua ogni volta trovare sempre cavi. Apriamo la porta. Ecco qua la porta nera. Ora puoi accedere al laboratorio. Andiamo. Eccolo qui, ragazzi. Dobbiamo completare praticamente questo, lo scheletro. In poche parole, è come fare una partita di Evil Nun nelle versioni precedenti. Però, allora, devo trovare quindi i pezzi. Bella, è già qui la testa. Perfetto, un pezzo l'abbiamo già messo. Poi, qui sotto dobbiamo mettere la coperta oppure le mutande della suora. Ma le mutande della suora so già dove trovarle. Nel gabinetto, che poi mi chiedo, perché mettere delle mutande nel gabinetto? Ma che schifo. E poi le niente, dobbiamo aprire questa porta e far cadere qui l'angelo, corda che tiene un manichino. Dobbiamo trovare quindi le forbici. Qui dentro non c'è niente, vediamo se le forbici sono qui dentro, va? Allora, perché una volta l'ho trovato sotto questi libri, visto che già che ci sono, andiamo a vedere qui, libro pesante, non succede niente. No, le forbici non sono qua, peccato, peccato, allora. Vabbè, innanzitutto andiamo a prendere ciò che so che devo prendere, ad esempio la coperta o le mutande della suora. Allora, scendiamo qui e andiamo direttamente qui nei bagni della palestra. Perché nei bagni della palestra c'è quel rubinetto, quello lì da girare la manovella. Allora, qui nel frattempo controllo anche se trovo altro. Qui non c'è niente. Andiamo qui nel bagno e giriamo la manovella. Ok. Girato, vediamo qui nel frattempo nei gabinetti se troviamo qualcosa. Non si sa mai, magari qualcuno lascia qualcosa in bagno. No, vabbè, magari uno va in bagno e gli cade il portafoglio, non si sa mai. Allora, qua c'è qualcosa? No, non c'è niente. Qui c'è un gabinetto sfondato, mi chiedo come abbiano fatto a sfondare un gabinetto, ma va bene, sono dettagli. Qui c'è qualcosa? No, non c'è niente, non c'è niente. Ok, andiamo a prendere subito le mutande della suora e andiamole a mettere nello scheletro. Suora, vado a prendere le tue mutande, non ti offendere. Allora, andiamo di là nei bagni, non questi bagni dove sono stato adesso, ma negli altri bagni. Nel frattempo guardo anche intorno se trovo qualcosa. Qui c'è qualcosa? Cos'è? Ah, l'olio. No, non serve a niente l'olio in questo caso. Qui trovo qualcosa dentro questi cassettini. Ah, ecco, codice dell'armadietto, perfetto! Quello ci servirà per recuperare le forbici. E allora a sto punto, ragazzi, è fatto! Il capitolo è pronto, perfetto! Dai, biancheria intima! Ma perché ste mutande della suora? Ma perché? Ma io mi chiedo, perché nel gabinetto? Ma la cosa più strana, perché io devo attivare un rubinetto per far comparire ste mutande? Allora, andiamo qua e mettiamo qua le mutande allo scheletro. Guardate, oh, gli stanno proprio bene, eh! E adesso andiamo a prendere il codice dell'armadietto di sotto e andiamo a prenderci qui sopra le ali. Sono contento di aver già trovato il codice perché ci metto sempre una vita a trovare sto codice per aprire quell'armadietto. Allora, andiamo di qua, il codice stava qui dentro. Prendi qua il codice, perfetto. E andiamo ad aprire l'armadietto che contiene le forbici. Apriamo l'armadietto. Ok, perfetto, ecco qua, le forbici, vai vai, andiamo a tagliare qualcosa, va. Suora, vieni qua che ti taglio i capelli, eh. Ti taglio i capelli, suora, se ti avvicini.
Andiamo di sopra e devo tagliare la corda che tiene l'angelo sopra la palestra. Ok, eccoci qua sul terrazzo e andiamo qui a tagliare. Corda che tiene il manichino, vabbè. Hai lasciato cadere la mascotte della squadra in palestra. Perfetto, facciamo cadere anche le forbici, tanto ormai non ci servono più. Che devo... Ah, ecco, suora, mi hai fatto buttare le forbici, ti tagliavo i capelli. Gli facciamo magari un bel taglio, ci stava. Andiamo sotto e andiamo a recuperare le ali. Da mettere poi sopra lo scheletro e boh, poi è fatto, no? Allora, prendiamo qui le ali d'aquila. Vabbè, ma qui cambiano sempre nomi, prima Angelo, adesso Aquila, vabbè, lasciamo perdere. Ok, adesso andiamo a lasciare qui le ali e dobbiamo far venire la suora in qualche modo. E il modo migliore per far venire la suora è facendo rumore, quindi dobbiamo prendere qualcosa e far rumore. Nel frattempo spero che la suora sia qui nei paraggi. Ok. Chissà se la suora viene adesso. Faccio cadere anche qualche quadro. Non cade il suo quadro. Che è troppo in alto, non ci arrivo. Forse col libro, no. Ok, sì, funziona, funziona il libro. Faccio cadere anche qua. Perfetto, così la suora si è avvicinata e dovrebbe venire presto. Facciamo cadere adesso anche quel libro. Ok, la suora è arrivata. Ecco qua, adesso si accinge. Ecco qua, adesso si è messa qui a pregare davanti a sta statua. E vediamo il codice. Allora, il codice è 6753. Andiamo, 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 dai. Sto giro lo sto trovando veramente facile, no? I capitoli precedenti, veramente, lasciamo perdere. Soprattutto quello del topo. Codice 6753 era? Già me lo sono dimenticato. Comunque, dicevo, quello del topo veramente mi ha fatto... Non vi dico, ecco, meglio che sto zitto, va? Ok, perfetto. Codice era 6753. Pulsante verde, ecco qua, codice corretto, va, che bello. Hanno tolto la cassaforte e ci hanno messo il pezzo della maschera, va, bene, bene, meno male, dai, allora abbiamo già subito il pezzo della maschera, perfetto, andiamo di qua, che okay, no, passa bene le porte, mi raccomando, allora andiamo di qua e andiamo nella stanza questa qua, quella misteriosa, che tra l'altro ancora non ho capito come si chiama questa stanza, quindi fino a quando non saprò come si chiama, la chiamerò stanza misteriosa. Scendiamo sotto e andiamo a posare il pezzo della maschera. E mettiamo qua. E ma adesso qua c'è il filmato con il calice. Guardate qui il calice che vola. Ah, è vuoto! Avete visto? È vuoto quel calice. Non c'è quella roba rossa, quella brodaglia che sembra sugo. Ora puoi cercare il prossimo Graal. Vai. Hai completato 3 su 6 pezzi di maschera. I tuoi progressi sono stati salvati. Sì, che bello che mi ha salvato. I progressi. Comunque, ragazzi, guardate qua, la maschera sta iniziando a prendere piede. Meno male, perfetto, sono contento, dai. Vabbè, ragazzi, a sto punto io adesso direi di finire quel video perché tanto ormai il capitolo è questo era. Quindi ci vediamo poi in un prossimo video per vedere il prossimo capitolo, il quarto capitolo. Quale sarà? Cosa ci riserverà ancora sto gioco? Adesso vi lascio i saluti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qui sotto un bellissimo like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video, come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!